Buongiorno, sono il dottor Johannes Schmitz, odontoiatra a Milano. Oggi vi parlerò del ruolo dell'alimentazione nella prevenzione della carie. La prevenzione della carie si può suddividere in tre fasi fondamentali, che sono l'alimentazione, il ruolo dell'igiene orale e il ruolo di un regime di prevenzione con fluoroprofilassi e comunque eseguita da un professionista. Il ruolo dell'alimentazione è assolutamente importante. Si basa su due concetti fondamentali: l'alimentazione stessa, quindi quali cibi mangio, e le abitudini alimentari, che sono come mangio questi cibi. Durante il periodo dell'allattamento è importante evitare di far addormentare il bambino durante l'allattamento, è importante evitare di dare come ultima poppata una sostanza dolce, per esempio una tisana idrosolubile, che molto spesso contengono molti zuccheri, preferibile dare dell'acqua semplice. E come terzo consiglio è importante evitare di intingere il ciuccio in sostanze che contengono molti zuccheri, per esempio miele o Nutella o cose simili. Durante il periodo dello svezzamento sarà bene introdurre l'utilizzo della tazza entro il primo anno di età per evitare un utilizzo prolungato del biberon. Sarà bene introdurre via via cibi sempre più consistenti, perché in questo modo si iniziano a stimolare la muscolatura e le gengive e si inizia a stimolare la produzione di saliva, che ha un effetto di detersione sulle superfici occlusali. Sarà bene evitare di contaminare il ciuccio o il biberon con la saliva degli adulti. Sarà bene anche limitare i dolci per evitare di creare un'abitudine al gusto zuccherino durante l'infanzia e l'adolescenza. Per i bambini più grandi ci sono dei cibi senz'altro più favorevoli, che sono latte e derivati, in particolare formaggi stagionati a pasta più dura, la carne, il pesce e le verdure, che hanno delle proprietà che possono favorire la remineralizzazione dello smalto. Ci sono dei cibi, diciamo così, più intermedi, come la frutta, perché da un lato contengono sali minerali e vitamine, però dall'altra contengono acidi e degli zuccheri, e quindi vanno assolutamente consigliate, ma assunte con moderazione. All'interno del gruppo della frutta ci sono dei cibi, dei frutti che vanno meglio di altri, per esempio frutti tropicali quali il mango, la papaya o la banana sono da moderare, piuttosto che frutti che vanno meglio come le pere e le mele. I cibi da evitare sono prodotti da forno e cibi che contengono molti zuccheri, in particolare quelli più viscosi, per esempio la marmellata, il miele e la Nutella. Se volete mangiarli, è possibile naturalmente darli ai figli, ma è preferibile darlo all'interno dei pasti, quindi evitare di dare troppe merendine fuori pasto e sempre prima della frutta, perché la frutta di per sé stimola la produzione della saliva e ha un effetto di autodetersione dei denti. I consigli che posso dare sono l'igiene orale, quindi lavarsi i denti dopo ogni pasto, evitare dove possibile di fare delle merendine o degli snack fuori pasto. In particolare le merendine, i prodotti da forno sono da limitare, e così come anche le bibite zuccherate, gasate e non. Infine, se non è possibile lavare i denti dopo una merendina, può essere utile sciacquare la bocca con della semplice acqua, eventualmente dare un chewing gum senza zucchero con xilitolo, che può essere di aiuto.